Se questo fosse stato un film, lo avremmo potuto intitolare Le 100 sfumature di Rosso. Quello che vedete è la produzione dell'agricola Tardioli a Sant'Angelo di Celle. Fragole, ciliegie, albicocche, insomma, il rosso dominante in questo film, immerso nel verde delle campagne e della pianura della zona di Deruda, Sant'Angelo di Celle. E queste sono le fragole, meravigliosamente buone. Vi posso assicurare che fragole così in vita mia raramente ne ho mangiate. Non sono estremamente grandi quelle di Angelo Tardioli, sono piccole, giuste e saporite, di un sapore che è qualcosa di inenarrabile. Sono le fragole che crescono prima in serra e poi arrivano ad essere raccolte anche sul terreno, per offrire sempre una qualità migliore al cliente. L'azienda agricola Tardioli vende direttamente al consumatore nel suo punto vendita di Sant'Angelo di Celle, proprio accanto all'azienda agraria. Le 100 sfumature di Rosso. E qui dobbiamo ricordare Irina, Hassan, Habib, Ferit, Najim, che sono le persone che lavorano all'interno dell'azienda e che passano il tempo a raccogliere le fragole e a prendersi cura di tutto ciò che viene prodotto. Sono le 100 sfumature del rosso perché il rosso è dominante in questo racconto. Ne abbiamo tante di cose da farvi vedere. Oggi abbiamo iniziato con il film sul rosso. Domani vi racconteremo le 100 sfumature di verde, perché all'azienda agricola Tardioli il verde è qualcosa di importante. A Sant'Angelo di Celle, Deruda.